Oggi ho aperto l'armadio e guardandoci dentro ho trovato delle cosine un po' particolari, ma anche cosone. Visto che sotto ai commenti alcuni mi scrivono: tu parli di queste cose e hai poca esperienza, ho detto ora vi mostro il contrario. Un altro motivo per cui ho deciso di fare questo video è perché YouTube ha cambiato le policy inerenti ai giocattoli e ora le andiamo a leggere insieme. E visto che promuovo sempre relazioni sane, consapevoli e soprattutto protette e anche consenzienti, oggi vi tocca guardare tutti i miei razzi e magari ti viene anche qualche idea da regalare alla tua partner. E mentre stai pensando al mio arsenale, non dimenticarti di iscriverti al mio canale, attivare la campanella, seguirmi su Instagram, che figo e sigla! Ah, far l'amore comincia tu! Ah, far l'amore comincia tu! Se lui ti porta sul letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui! Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire che è quello che vuoi! Ah, a far l'amore comincia tu! I giocattoli che ti sto per mostrare sono i miei preferiti, anche se all'interno ci ho voluto infilare alcuni che reputo un po' terribili, però sono tutti fatti apposta per divertirsi in determinate situazioni. Infatti io ti sconsiglio totalmente di utilizzare oggetti improvvisati come il bastone del nonno, il cambio della macchina, spazzole, bottiglie, lattine, quelli sono pericolosi e antigienici. Partiamo da quello che forse mi rappresenta di più, il corno da unicorno. Questo video non è sponsorizzato, infatti ti dirò il mio parere su tutti questi giocattoli, sarò super onesta. Questo lo metto nella mia top 3, un po' per il colore e un po' perché lo puoi avvitare da tutte le parti. Inoltre è perfetto da regalare. Caro, cosa mi hai regalato per l'anniversario? Un corno! Però, voto 8. Se il Signore degli Anelli preferisci Star Wars, ho ciò che fa per te, l'alieno. Questo rispetto all'unicorno è più corto ma più largo, quindi è da sfondamento. Lo potresti utilizzare anche come arma, ma in realtà ho giocattoli molto più massicci da mostrarti. La cosa particolare è la forma, molto simpatica, e anche il colore. Può andare per un livello intermedio. Quindi voto 7,5. Ti piace farla al buio? Hai una camera grande? La tua ragazza è silenziosa e hai paura di perderla? Regia, spengi le luci. Una figata pazzesca, lo può utilizzare chiunque, anche la nonna, basta che non sia una tipa lamentona, del tipo no, io lì dietro non ci metto niente, nemmeno un dito. Questo lo puoi regalare alla tua ragazza alla spiaggiata di Ferragosto, così se lei indossa un bel perizoma, magari a filo, i tuoi amici sapranno sempre dove trovarla e dove colpirla. Questo giocattolo ha un doppio voto, è qualcosa di veramente classico, quindi gli do un 6, però per l'idea 7,5. Sai cosa sono? Ti lascio qualche secondo per pensarci. Non ho mai capito il gusto di provarli, di usarli. Sinceramente non l'ho mai capito. Magari voi nei commenti mi potreste anche rispondere. Questo si attacca al seno e nulla. Forse l'utilizzo migliore è quello di metterselo sul naso e travestirsi da clown. Inoltre questi costano veramente tanto, quindi voto finale 4,5. In questo periodo in molti si stanno creando il bunker antiatomico, ma anch'io ho le mie armi e non sono MG42. Entrambe sono molto costose per un utilizzo pro. Per quanto mi riguarda, io preferisco questa rispetto a quest'altra perché è molto più stabile e fidati che quando aumenta la velocità è meglio avere qualcosa di più stabile che qualcosa che può scappare per tutta casa. Quella della Lovenza ha di positivo che durante le mie live la puoi controllare con un'app o sul sito. Voto finale. Se non ci lavori, questa qua è perfetta e gli do un bell'8. Quella della Lovenz, se non ci lavori, 7. Invece, per quanto riguarda il mio lavoro, 9. Questo l'ho trovato dentro all'armadio e non so veramente perché fosse lì. Forse qualcuno che è entrato in camera mia e se ne voleva disfare ha detto: vabbè, lasciamolo in camera di Pink Candy. Non è uno spazzolino Oral-B, ma forse. Funziona meglio da spazzolino che da giocattolo. È ancora sigillato! È ancora sigillato, non l'ho mai aperto. Questo dovrebbe vibrare sul punto esterno, quello giusto, e anche le pinze. Che è tipo spunzone. C'è anche la pallina. Perché comprarlo? Non lo so.
Veramente non lo so. Personalmente il mio voto è 3. Questo è il mio giocattolo preferito. Oltre a costare una fucilata, quando lo userai ti costerà in bolletta come un anno di consumi domestici. Questa è l'edizione limitata del Sirian. Ci metti sopra la tua ragazza e lei fa il resto, ovvero allaga casa. E funziona. All'interno trovi tutto. Il tappetino da unicorno, la coda da unicorno, puoi cambiare qua i giocattoli, ce ne sono tipo 2 o 3, l'app, perché lo puoi controllare anche con l'app, e il controller da unicorno. E ora come per magia si aprirà. Eccolo qua, ecco la coda, che se vuoi la puoi anche mettere qua dietro, così ti puoi immaginare di cavalcare veramente un unicorno. Hai il controller super cute. Che dire, questo è il giocattolo perfetto. Lo posso utilizzare come voglio, mi ci posso mettere anche in due. Inoltre qua ci sono tutte le varie vibrazioni, funzionalità più soft e più agitate. L'effetto è assicurato, quindi voto politico 9,5, ma in realtà è un 10. Se ti è piaciuto questo video scrivimelo sotto nei commenti, anche perché ho armadi pieni di giocattoli e sicuramente ci potranno venire altre 2 o 3 puntate di curiosità. Speriamo che YouTube non vada contro le sue stesse regole, anche se lo fa spesso. Questo è il metodo con cui supportare il canale e quello che faccio. Qua troverai tutti i miei contenuti extra che non pubblico da nessun'altra parte. Inoltre potrai parlare con me liberamente, senza tabù. Qua sotto trovi la wishlist, cosa vuoi di più? A questo punto ragazzi ci vediamo mercoledì prossimo alle 18 con un nuovo video. Ciao!